Però grazie, io non sono mica qua a perdere tempo, portatelo via, portatelo via. Avanti! Messo! Uè, carissimo! Tu ti ricordi di me? No, non sono Luca, il figlio del Brambilla. Ah, il figlio del Brambi! Sole, whisky e sei in pole position. Certo, allora? Ciumbia, se mi ricordo. Milanese anche te? Milanese doc, non milanese. Urca, urca, dimmi tutto. Ascoltami, Luca, se ti ricordi mio papà che è venuto una settimana fa a prendere gli orologini. Ora non chiedimi il modello perché io non lo so. Sì, sì, sì. Esatto, il papi, no? Esatto, il papi. Ok. Visto che mi ha promesso l'altra volta, ho fatto bravo così, un bel leopardo, sono venuto qua a fare... Oh, perché voi sei nel posto giusto. Leopardino, tac! Bellissimo. Ma hai superato, di quanti anni hai? 23. Ma hai fatto la maturità? Ormai sì, quest'anno. Quest'anno, grande. Dammi il polsino. Prego. Tac. Opla, bellissimo. Ma che roba? Tutto vestito così. Si sta anche bene. Si sta bene, il tocco di classe. Ascoltami, l'unica cosa è che il papi mi ha lasciato solo un milione. E che faccio io con il milione? Beh, ascoltami, Ruzza, io ti lascio qua il milino, Tom. Il papi me l'ha dato, che cazzo devo fare? Ma guarda questi proletari. Ma cosa fate voi qui a Monte Carlo? Ma voi dovete stare a Pietraligure, testa. Ti lascio qua, poi valuta te. Faccio questa cosa qua. 9, 10. Cioè, io ti sto vendendo un orologio da 100.000 euro. Ma dai, figa, è venuto che mio papà l'altro giorno. E come dai, minimo sarebbe il 10% di acconto. E dai, te figa, mi dai un acconto di 1.000 euro, ok? Questi li trattengo. Aspetta che sento mio papà, se mi fa il bonifico. Chiama il papi, dai, chiama il papi, dai, vediamo dai, se riusciamo a risolvere questa incresciosa situazione che si è andata a creare. Poi pronto, pa. Se ne ricotto. Figa, ma ascolta, per un attimo, che ho bisogno di un favorino. Sono qua da Ruzza. No, non cominciare a fare la solita scenata del cazzo perché non voglio fare figure di merda, ok? Ascoltami. Fammi un bonifichino veloce perché qua non posso perdere tempo. Ma come vaffanculo? Pa, figa, me l'hai promesso, Leopard, sono qua con l'orologio in mano. Cazzo, gli do 1.000 euro così e basta, faccio figura di merda. Cosa faccio? Ascoltami, mandami. Gli mandati 100.000 euro, è venuto qua l'altro giorno, ci siamo conosciuti. Dai, su, sì, io. Sentito, c'ho mica dai, tempo da perdere, eh. Dai, cazzo, su, Luca. Fare figure di merda. Uè, Brambi, sgancia la fresca, dai, su. Ascoltami. Poi vaffanculo. Ma pa, ma come è un buono a nulla? Pa, ma stai scherzando? Ma che sono qua e faccio una figura di merda, sia io che tu. Ciao, metti qua l'orologio, ho già capito. Leva l'orologio. Figa, non mi manda un cazzo, non stronzo, papà. Il papi ricco, elicottero, distra, vieni giù dall'elicottero. L'ho preso in quel posto. Dammi l'orologio, Dammi l'orologio. Ma non so perché sto su questo, cazzo. Mi dispiace, veramente. Probabilmente c'è stata un'incomprensione, tutto lì. Ma la risolviamo? Non penso. La risolviamo in 448. Ah, cazzo, ecco perché. Che ho fatto spendere migliaia e migliaia di euro per la cazzo di vacanze di Ibiza. Ibiza, sei stato Ibiza. Ci credo, cazzo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Gorilli! Gorilli! Sì, ho capito, però cazzo, io non sono mica qua a perdere tempo, Portatelo via, portatelo via. Scusa, mi rosso, dai, che cazzo è? Mi ha fatto perdere tempo. Ma rosso, va a fa ancora, dai. Mi fa girare le palle, portatelo via. Fuori dai coglioni! Dai, rosso, non sono qua a perdere tempo. Bauscia milanese.